Buonasera a tutti, carissimi cinefili e carissime cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, oggi voglio parlarvi di un film che ho visto domenica scorsa al cinema ed è Rocketman, il biopic dedicato a un certo Reginald Kenneth Dwight, ovvero Elton Hercules John, uno dei più famosi artisti pop, rock, soul, eccetera, del Novecento, ma anche della nostra epoca contemporanea, perché Elton John continua ad oggi ad essere un grande nome della musica mondiale. Premetto che farò degli spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione, tornate in un secondo momento. Dunque, Rocketman, film diretto da Dexter Fletcher, regista che ha già dedicato le proprie energie ai biopic musicali. Infatti, se vi ricordate, il film Bohemian Rhapsody di Bryan Singer è stato completato da Dexter Fletcher. In quel film c'è anche la mano di Dexter Fletcher, solo che a differenza di Bohemian Rhapsody, che secondo me non è un'opera particolarmente brillante, Rocketman invece a me sinceramente ha sorpreso in senso positivo. È un film che da come viene descritto il personaggio già dall'inizio si capisce chiaramente che non ci sarà un intento assolutorio, non si vorrà fare un'apologia, ma si vorrà raccontare con grande onestà, comunque con grande sincerità, quella che è stata la vita di Elton John, le sue origini, la sua formazione, il suo talento, il suo grande amore per la musica, ma anche tutte le sue fragilità, i problemi familiari, i problemi esistenziali, la droga, l'alcolismo e così via. Insomma, un film che sin dall'inizio parte con Elton John che si presenta in una clinica tutto bardato, tutto vestito in modo sgargiante, con queste ali, con questi costumi estremamente glam, che si siede in questa seduta di terapia di gruppo, prende parte a questa seduta di terapia di gruppo, e lui sin dall'inizio si presenta e elenca tutti i suoi problemi, la sua sfilza di problemi, e da lì inizia il film, inizia la sua storia da quando era ragazzetto sino a quando poi non si arriva al momento in cui c'è appunto lui che entra in questo luogo, questa casa di cura. Quindi c'è anche un po' l'idea del racconto circolare, e tutto quello che lo spettatore vede in scena è il viaggio attraverso la vita di Elton John con l'ausilio delle sue canzoni. Una cosa che a me è piaciuta molto è come sono state utilizzate le canzoni, i brani realizzati da Elton John e da Bernie Taupin, storico collaboratore di Elton, interpretato da Jamie Bell, per chi lo ha visto, Billy Elliot, no? Ecco, le canzoni che sono presenti nel film scandiscono, diciamo, le varie fasi della vita di Elton John, e attraverso la loro rappresentazione scenica, il fatto che sono cantate appunto in lingua originale, quindi si dà grande spazio anche alla prova canora dell'attore protagonista
Taron Egerton, che io non conoscevo assolutamente, l'ho visto per la prima volta in questo film, secondo me è bravissimo, secondo me è stato bravissimo a interpretare Elton John, è stato bravissimo a interpretare il personaggio in tutte le sue sfaccettature. Vediamo come queste canzoni che diciamo ascoltate a sé sono dei bei pezzi da ascoltare, da apprezzare per tutto, per il testo, per la melodia, eccetera. Ma inseriti in questo film abbiamo appunto un vero e proprio percorso, un iter che viene scandito da queste canzoni, e il tutto viene messo in scena come un musical. Questo film è sostanzialmente un musical, perché proprio abbiamo le canzoni di Elton John cantate da lui, nel senso dall'attore che lo interpreta, dal personaggio, con tutte le altre persone che appunto fanno le coreografie, i balli, ed è bellissimo tutto ciò. Nonostante io non sia uno che apprezzi più di tanto i musical, però questa è una cosa che ci sta tantissimo. Cioè, le canzoni non sono semplicemente, come dire, dei momenti di richiamo per gli appassionati della musica di Elton John, non sono soltanto dei momenti che definiscono il cantante, che definiscono il creativo, no, definiscono la vita della persona. La musica è fusa, completamente fusa con la vita, con l'anima del personaggio. E questo è veramente clamoroso. Anche, e tutto questo è reso possibile da cosa? Da un espediente narrativo estremamente efficace. Tutto il film non è altro che una sorta di confessione, di percorso terapeutico che alla fine culminerà con la catarsi del personaggio, dove tutto quanto è filtrato dal ricordo, dall'immaginazione stessa di Elton John, i momenti della sua vita. Cioè, sostanzialmente il film è la versione di Elton John, ma è una versione che lui potrebbe raccontare allo specchio, diciamo, quindi grande sincerità, poi qualche esagerazione ci potrà anche essere, insomma è cinema, non stiamo a vedere nel dettaglio proprio minuzioso se effettivamente le cose si sono svolte così. Il cinema è anche spettacolo, e la vita di Elton John è stata anche spettacolo, purtroppo o buon per lui, ma insomma la sua vita è stata uno spettacolo. Lui è stato un grandissimo showman, continua oggi ad essere un grandissimo showman, però il percorso che viene fatto dal personaggio appunto è un percorso interiore, è il racconto attraverso i suoi ricordi, e di conseguenza i ricordi, siccome la memoria non è qualcosa di fisso, non è che la memoria umana è un'incisione fatta sul marmo, no, la memoria umana è in realtà qualcosa di fluido, è un divenire, ci sono ricordi che la mente si inventa, tu sei convinto che sia avvenuto per davvero quel dato evento che ti sembra di ricordare, ma in realtà è un'invenzione del tuo cervello. Bene, i ricordi di Elton John in certi momenti assumono diventano situazioni addirittura surreali, proprio perché fanno parte, in quel momento lo spettatore sta guardando dentro Elton John, sta guardando dentro la sua mente, sta guardando i suoi ricordi che sono stati cambiati nel corso della sua vita, un po' perché si è un stonato un po' con le droghe, ma un po' perché lui in quel momento, essendo in uno stato emotivo abbastanza instabile, tutte le sensazioni sono ampliate, tutti i sentimenti riguardanti quei momenti fondamentali della sua vita sono ampliati, e di conseguenza è perfettamente normale vedere in una data scena, quando lui è al pianoforte, che salta, che fa un balzo rimanendo attaccato al pianoforte, in quel momento lui si solleva, no? Rimane come fluttuante, anzi
come fluttuante, rimane proprio fluttuante nell'aria, e così anche il pubblico nel corso della sua prima esibizione negli Stati Uniti, che si svolge in un locale di Los Angeles, in quel momento vediamo che anche il pubblico si solleva da terra, no? Sale a mezz'aria, e quello è proprio il momento dell'estasi, è il tipico attimo che dura quasi un'eternità, te lo stai godendo tutto quell'istante, e tutto ciò è reso perfettamente con quella immagine. Il film è molto molto efficace attraverso appunto la costruzione delle immagini nel raccontare, nello spiegare quello che è il sentimento, quello che è il ricordo del protagonista. Poi un'altra cosa che io ho apprezzato tantissimo, sempre nella questione della rappresentazione dello stato d'animo, del ricordo del personaggio, oltre appunto a questi espedienti visivi, oltre all'utilizzo della macchina da presa, sempre molto efficace nel catturare l'emotività del personaggio, i suoi cambi espressivi, le sue ambiguità, e anche a darci l'idea di disagio quando appunto Elton John si trova in una condizione di estrema difficoltà, di grande tensione, di grande disperazione. La macchina da presa ci aiuta a cogliere, a intendere questi vari stati emotivi con un movimento circolare. Per esempio c'è una scena molto bella quando lui è al pianoforte e sta vivendo uno dei suoi momenti di crisi, di depressione, una persona che lui credeva di amare, o meglio che pensava lo amasse, come John Reid, interpretato da Richard Madden, il Rob del Trono di Spade, per intendersi. Ecco, in quel momento noi abbiamo proprio tutta la situazione emotiva, tutto il carico che sta schiacciando sempre di più Elton John, però lui deve andare sul palco, deve andare a esibirsi, show must go on, e in quel momento però vediamo che lui è comunque un personaggio estremamente triste, estremamente afflitto, è il periodo in cui si droga, beve, e quando si trova su questo pianoforte vediamo che improvvisamente tutta la struttura si muove, la macchina da presa lo segue benissimo, lo inquadra, e c'è questo movimento circolare che ti dà proprio l'idea di una sorta di discesa agli inferi di questo personaggio. E lì abbiamo anche il cambio della fotografia. La fotografia in questo film è estremamente importante. Ora abbiamo dei colori estremamente accesi, estremamente saturi, che descrivono sì lo stato emotivo del personaggio, ma definiscono anche l'epoca storica in cui lui si trova. Pensiamo per esempio alla fine degli anni 60, nel 69, epoca di hippie, epoca di controcultura, di contestazione, e abbiamo questi colori estremamente accesi, vivi. Nel momento in cui invece lui si trova in quella scena che vi ho descritto sul pianoforte e tutto quanto sta girando, ecco che abbiamo invece i colori che sono desaturizzati, ci sono i bordi del volto, delle figure, degli oggetti che sono sfumati, sono sfocati. Ci dà proprio l'idea di un senso di perdizione proprio del personaggio. Il personaggio si sta perdendo se stesso, sta perdendo la sua anima, e quindi giustamente i colori sono meno accesi, sono più spenti perché Elton John in quel momento si sente un personaggio spento. E un altro momento in cui c'è un utilizzo bellissimo secondo me della fotografia è il momento del primo ricordo
di Elton John, quando la sua mente torna all'epoca dell'infanzia, noi vediamo appunto Reggie, il vero nome di Elton John è Reggie, da bambino, e la prima, il primo momento in cui, diciamo, entra in scena il musical, l'anima musical del film, e vediamo che ci sono due personaggi che sono sostanzialmente a colori, a parte qualche vestito, ma i due personaggi veramente a colori sono Reggie da bambino e Elton John da adulto, che si trova appunto in questa clinica. Quindi proprio a simboleggiare che l'attenzione adesso si sposta sul tempo passato, ma si sposta su quella che è una vera e propria resa dei conti con se stesso. E da dove si deve iniziare? Appunto dall'inizio, quando le cose hanno iniziato ad essere piuttosto complicate, e quindi appunto vediamo come il rapporto con la famiglia estremamente difficile, con un padre totalmente inaffettivo, con una madre piuttosto distratta, insomma non molto dedita al figlio, che invece vorrebbe, insomma, esprimere il suo talento, la sua diversità, il suo colore, perché l'ambiente in cui vive il giovane Elton John è un ambiente estremamente grigio, un ambiente duro, e infatti tutta la prima parte della vita di Elton John è all'insegna dell'anticonformismo. La prima scena in cui abbiamo l'entrata in scena dell'attore Taron Egerton è proprio il momento in cui Elton John grida, canta, ma proprio grida con enorme forza, con enorme voglia di libertà, la sua tensione all'evasione, a lasciare tutto quel contesto estremamente grigio, estremamente deprimente e repressivo, perché appunto a parte il personaggio della nonna, ma poi i genitori sono due persone che o non si sono interessate a lui o lo hanno addirittura respinto. Infatti il fulcro di tutto è il rapporto nemmeno conflittuale, ma un rapporto proprio mancato con il padre. Il padre non ha mai dimostrato affetto nei suoi confronti, e questa è una cosa che ha segnato profondamente il giovane Elton John. E poi però ci sono anche altri personaggi che avranno un ruolo estremamente importante e saranno molto presenti all'interno del film. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che in questo film Elton John è indubbiamente il personaggio principale, senza dubbio, il film parla di lui, però parla molto bene, dà il giusto spazio anche ai personaggi di contorno, perché tutto quello che succede a Elton, la sua formazione personale, dipende molto dalle persone che lo hanno circondato nel corso della sua vita. Quindi vedremo anche il rapporto che c'è con Bernie Taupin, che è, diciamo, il suo grande amore, almeno nel film è così, è il suo grande amore, però Bernie è etero, non ama John in quel senso, lo considera suo fratello, è il suo storico collaboratore, quello che gli ha scritto i testi delle canzoni, e anche grazie a lui se Elton John ha potuto appunto dar vita alla sua arte, ha potuto liberare tutto il suo talento. Però paradossalmente il rapporto con Bernie è stato anche fonte di frustrazione. Infatti quando c'è il momento della canzone Your Song, vediamo che appunto questa canzone è in realtà dedicata a Bernie,
ed è una dedica estremamente struggente, insomma, questo amore purtroppo non ricambiato, estremamente doloroso, che porterà Elton John a intraprendere un'altra strada, lo porterà tra le braccia, o meglio tra i tentacoli, di John Reid, che è appunto personaggio che inizialmente sembra essere piuttosto positivo in realtà, cioè capace di liberare ulteriormente il talento di Elton John, di spingerlo ancora di più alla ribalta, ma ben presto scopriamo che questo è un'illusione. Diciamo che John Reid rappresenta il personaggio che è rappresenta il lato oscuro, ecco, del mondo dello spettacolo, rappresenta il lato oscuro della vita di una star, di un grande artista. Bernie è, diciamo, ciò che ti consente di liberare il tuo talento, è, diciamo, l'aspetto positivo di tutta la vicenda di questo mondo, del mondo dello spettacolo, del mondo della musica, mentre invece John Reid rappresenta il lato opposto, il lato negativo. John Reid infatti è uno che sfrutta Elton John, non gli interessa dei suoi sentimenti, gli interessano i soldi, gli interessa Elton John come artista, come fonte danarosa, non come persona che è dotata di una spiccata sensibilità. E questa situazione, questa storia che via via va sempre più degenerando, che porta, insomma, Elton John a sprofondare sempre di più nelle sue ansie, nelle sue anche insicurezze, perché Elton John sin dal principio, comunque da quando capiamo che il mancato rapporto con il padre è un trauma molto forte per il protagonista, da quel momento diciamo che il personaggio di Elton John si dimostra insicuro, insicuro perché teme di non essere anche accettato, e vivere con un personaggio come John Reid, che non lo accetta sostanzialmente, ma lo sfrutta e basta, non fa altro che accrescere le proprie ansie, le proprie paure. E cosa succede? Che se all'inizio, questo noi lo vediamo dall'abbigliamento, per esempio, di Elton John, anche i costumi sono estremamente importanti in questo film. Perché? Perché all'inizio noi abbiamo Elton John che decide di vestirsi in una maniera appunto molto glam, molto stravagante, molto appariscente, perché c'è appunto l'idea di liberarsi, proprio di essere se stesso, di contrapporsi a quel grigiore che ha caratterizzato la prima parte della sua vita. Ad un certo punto però, quando vediamo che Elton John si sente sempre più sfruttato, frustrato da questo rapporto malato, comunque insano, con John Reid, ecco che il suo camuffarsi, il suo travestirsi con questi costumi sempre più sgargianti e folli, in realtà non è altro che un meccanismo di difesa, una sorta di costruzione di una corazza che possa proteggere Elton John dal mondo esterno. E quindi Elton John cerca, attraverso la sua costruzione estetica, di mascherare quello che è il suo disagio, quella che è la sua insomma rottura interiore. E questo appunto noi lo vediamo attraverso i costumi, e simbolicamente quando nella parte finale Elton John scende sempre più a patti con se stesso e comincia a superare i suoi traumi, comincia ad uscire, diciamo, dal tunnel, ecco che finalmente questo costume sgargiante con cui è entrato all'inizio del film, ecco che lui comincia a liberarsi
delle corna, comincia a liberarsi delle ali, comincia a liberarsi appunto del costume, fino ad arrivare al momento in cui lui indossa soltanto una sorta di accappatoio. Quindi anche dal come si veste il personaggio noi intuiamo qual è il suo percorso. E quindi insomma c'è una visione estremamente umana del personaggio, c'è una visione anche estremamente critica nei confronti del mondo dello spettacolo, un mondo fatto di luce, un mondo di fatto di lusso sfrenato, ma che sostanzialmente è un mondo vuoto, perché alla fine quello che cerca Elton John è l'amore, l'affetto, il sentirsi apprezzato come persona, non tanto come artista. I dischi d'oro, le vendite, eccetera, il fatto che è multimiliardario alla fine non conta nulla. Con i soldi, con il successo non si compra l'amore. E tutto questo noi lo vediamo, per esempio, nel momento in cui lui sta per andare in scena e davanti allo specchio sta cercando in tutti i modi di apparire felice, sorridente, ma ogni volta che ci prova torna ad essere ancora più triste, ancora più abbattuto. Tra l'altro quella è una scena che è estremamente simile ad un momento che vediamo nel film Tonia, quando Margot Robbie interpreta appunto la protagonista, e vediamo che lei è davanti ad uno specchio, sta cercando di sorridere perché è importante anche il sorriso nel pattinaggio artistico, ecco. E vediamo che però appunto, siccome lei in quel momento ha uno stato d'animo veramente nerissimo, cupissimo, e questi sorrisi diventano delle smorfie, no? Però lei deve sorridere perché deve andare in scena, e deve sorridere perché questo è ciò che viene richiesto a lei. E la stessa cosa vale per Elton John, una scena da, non so, ridi pagliaccio, cioè proprio un momento di enorme contrasto sentimentale, di tumulto che in quel momento il personaggio esterna, che in quel momento l'attore Edgerton riesce ad esprimere con grande efficacia. Cosa c'è da dire? Una cosa che magari, ecco, a me ha un pochino fatto storcere il naso, ma non è niente di che in realtà, secondo me, è forse il fatto che in certi momenti c'è uno stacco troppo netto fra una scena e l'altra, cioè ci sono dei balzi temporali che in certi momenti non sono chiarissimi, però il film ha subito dei tagli, questo è abbastanza evidente, perché la versione originaria mi sembra fosse più di 150 minuti, mentre invece al cinema il film dura poco più di 2 ore, mi sembra. E quindi si vede che ci sono comunque dei tagli in certi punti, però io alla fine, insomma, questa è una cosa che me la sono fatta andare bene, perché il film è talmente coinvolgente, talmente bello che per me, insomma, va bene così. Quindi non mi sento di rimarcare troppo questo possibile difetto. Quindi niente ragazzi, questo è Rocketman, un biopic bellissimo, estremamente commovente, toccante, dove Elton John viene raccontato in una maniera molto, molto particolare, ma soprattutto in una maniera sincera. Tra l'altro Elton John, il vero Elton John, è anche uno dei produttori di questo film, quindi ritengo che quello che è stato raccontato, sicuramente lui
lo abbia provato, perché se no non avrebbe partecipato al progetto. Il film è molto sincero, molto schietto, e anche dal punto di vista della sua sfera sessuale non ci sono assolutamente, come dire, scene edulcorate, nascoste, no. Lui era omosessuale e quindi quando ci sono le scene di sesso c'è l'omosessualità chiaramente mostrata, è giusto così, è parte del personaggio, non c'è nessun tipo di scandalo. E il vero scandalo è il fatto che questo film sia stato censurato invece in Russia, perché secondo questi geni il film sarebbe propaganda per l'omosessualità, cioè andassero a fanculo, proprio una cosa ridicola e imbarazzante. Quindi niente, chiudo questa piccola parentesi polemica. Vi consiglio caldamente di andarlo a vedere questo film, veramente molto molto bello, e niente, fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi ringrazio per avermi seguito sino alla fine, iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, e niente, ci vediamo al prossimo video e buonanotte a tutti, ciao!